Impostazione dei menu nel setup macchina per la street photography. Setup macchina e street photography, oppure menu e street photography, mettiamo come volete metterlo. Video secondo me importantissimo e devo dire per me complicatissimo, perché prima di tutto cercherò in qualche maniera di darvi delle indicazioni che vanno bene su tutto. Io utilizzerò la GX9, tra un attimo la vediamo. E sono le impostazioni cardine che io faccio, per esempio, quando RCE mi manda le macchine fotografiche, devo andare a cambiare delle cose, quindi già so cosa andrò a modificare. Condivido con voi questo contenuto pensando che possa esservi utile, così poi ci possiamo confrontare nei commenti chi fa delle modifiche differenti oppure se apprezzate quello che io vi ho detto. Allora, video complicato, veniamo in questo subito a bomba. Video complicato perché io vi faccio vedere prima di tutto che cosa ho preparato esattamente in un istante. Ok, questo è tutto l'ambaran che ho: luce, computer, doppio monitor, macchina fotografica, il soggetto, e tutto quanto questo è abbastanza complesso. Questa è la GX9 che io ho scelto perché ha una ghiera posteriore che è questa qui, questa, e una ghiera anteriore che è questa qua. Ve la faccio vedere perché poi ne parlerò. La GX9 ha diversi altri pulsantini che io ovviamente ho programmato su una serie di funzioni. Ne parleremo e cercheremo di capire il perché di ogni singola impostazione. Allora, per ora torno un attimo temporaneamente di qua, spengo la mia Osmo Pocket perché altrimenti si riscalda, e vi do tutto quanto il tempo mentre mi preparo di mettere il like a questo contenuto. È una cosa fondamentale perché mi dovete spingere a 10.000 followers su YouTube, quindi il modo migliore per farlo è condividere questo video, se lo volete condividere, oppure mettere il like. Sicuramente iscrivetevi, perché così ci troviamo un pezzo in avanti. Fatto tutto quanto questo, io sono uno street photographer felice che tra le altre cose è in partenza per Londra. Un gruppo secondo me sarà fantastico, ritornerò probabilmente ad aprile o a maggio, non ricordo le date per bene, le potete vedere sul mio sito. Ma in tutti i casi, ragazzi, andiamo a bomba su questo contenuto. Vediamo un po' che cosa ho preparato. Allora, io ho preparato il display della mia G9, GX9, che mi dà la possibilità, mi metto un attimino comodo, ok, che mi offre la possibilità di avere di farvi vedere anche contemporaneamente come muovo il menu. Ci sono delle impostazioni in comune fra tutte quante le varie macchine. Sicuramente il menu, questa è una delle tipicità, ma che tante altre macchine fotografiche poi hanno, è diviso in una serie di sezioni, direi, che è proprio quella della camera, quella poi per i video, quella relativa alla delle funzioni più dettagliate, in questo caso quindi un setup sull'esposizione, sul fuoco, scatto, otturatore, funzionamento, monitor, display e obiettivo altro. Poi ogni menu è differente, però poi dovete cercare un attimo con calma le impostazioni che andremo a fare nella vostra macchina fotografica. E poi ho delle impostazioni di setup della macchina, alcune sono importanti, e tra le altre cose, come capita sempre, delle personalizzazioni. Poi in più ci sono dei menu proprio relativi al fatto di rivedere le nostre fotografie, quindi proprio il play. Ma torniamo su quella che è proprio la sezione fotografica. Qui voi potete trovare come prima cosa, di solito, e questo è comune a tutti quanti, formato, poiché ho attaccato l'HDMI, mi dice in qualche maniera, non mi permette di andare a modificare con altre voci, quindi mi fa vedere il 16 noni perché ho attaccato direttamente, sto usando lo spinotto HDMI. Però qui è possibile andare a creare un setup 2 terzi e 4 terzi. O 16 noni, o anche in alcuni casi, anche in questo caso, quadrato, quindi uno per uno. È ovvio che queste impostazioni sono relative, quello nativo della macchina è il driver, quindi in questo caso abbiamo un sensore micro 4 terzi, il formato sarà 4 terzi. Se metto un formato differente, me lo esprimerà esclusivamente nel JPEG. E qui veniamo alla seconda impostazione, che è quella proprio RAW più JPEG, dove io potrei andare a selezionare più delle opzioni tra esclusivamente JPEG, come in questo caso, oppure RAW. Quindi abbiamo una modulabilità che ho ritrovato anche in altre macchine. Io scatto principalmente
in RAW, non mi interessa il JPEG, però potrei mettere, in alcuni casi lo faccio, RAW più JPEG. È un esercizio, poi alla fine non le apro mai JPEG, perché preferisco sempre lavorare sul RAW direttamente in camera in camera RAW o Lightroom. Però in questo caso lo usiamo perché è possibile vedere come si attiva anche una parte del menu, che è quello relativo proprio alla dimensione dell'immagine, perché mentre il RAW solitamente, non sempre, è fisso, il JPEG posso andarlo a modificare. La prima modifica che posso fare è proprio la dimensione. Poi abbiamo una impostazione, questa io ritengo sia interessante, in sostanza one shot, cioè lo scatto con la messa a fuoco continua oppure one shot, singolo del singolo scatto. Le Panasonic, ma anche altre macchine, hanno anche una funzione AFF, che è una funzione predittiva, cioè la macchina riesce a comprendere, quindi lavora comunque in one shot, ma cerca di predire poi quello che è la messa a fuoco sul punto che magari si muove. Devo dire la verità, questa funzione funziona molto meglio, molto bene con la G9, meno bene la FF con la GX9, ma è anche un problema secondo me di capacità del processore. Successivamente a questa prima impostazione abbiamo quello che è lo stile della foto. Molti li chiamano stili, standard, filtri e così via. Qui ci sono una serie di opportunità di andare a modificare una serie di fatti, però è importante sapere che tutte queste modifiche interverranno esclusivamente su quello che è il JPEG, quindi non sul RAW. Potrei, poiché ho messo insieme la combinazione JPEG e RAW e lavoro in bianco e nero, mettere per esempio un monocromatico molto contrastato, quindi non un monocromatico normale, ma un monocromatico ecco, di questo tipo, per esempio, che mi dà la possibilità poi di avere un'impostazione già che è del contrasto che voglio io, ma se volessi potrei tranquillamente poi entrare nel merito di ogni singola impostazione. Questo lo fanno praticamente tutte le macchine, e quindi andare a modificare quello che è il contrasto, oppure nel caso la nitidezza, quindi se la voglio più o meno nitida, se la voglio morbida e così via, e di andare a modificare poi la riduzione del rumore, visto e considerato già stiamo parlando del JPEG, e quindi già la macchina può in qualche maniera fare determinate modifiche che chiameremo di sviluppo. Questo è un vero e proprio sviluppo. Allo stesso modo il tono del colore, che bianco e nero, a me piace bianco e nero pieno, e poi una sgranatura se ci interessa. Allora, queste sono tutte quante impostazioni che in qualche modo posso dare in macchina, e io avrò in questo caso un RAW, quindi neutro, e poi avrò un JPEG fatto già con le modifiche che voglio andare ad impostare. Addirittura potrei impostare un filtro, quindi potrei mettere un filtro set. Qui per esempio c'è un monocromatico sgranato, quindi sono già delle impostazioni. C'è di solito su questa macchina un bianco e nero molto interessante, però sono di quelle modifiche che io solitamente non utilizzo, perché poi preferisco andare a dare il mio look, il look desiderato, direttamente in post produzione. Qui per esempio monocromatica dinamica, poi abbiamo quello sgranato, poi abbiamo monocromo ovviamente, ok, e così abbiamo tutte quante le varie impostazioni che in qualche maniera possiamo pensare di dare. Ritorno sul mio menu, e quindi però non l'ho attivato off, perché mi piace avere una fotografia più integra. Poi spazio colore. È ovvio che spazio colore è un'altra di quelle impostazioni che vanno date se lavoriamo in JPEG. Preferite sempre Adobe RGB a sRGB, perché ha una gamma maggiore. Poi è un discorso particolare se l'andremo a utilizzare o meno, però io preferisco sicuramente sulle macchine, se voglio provare il JPEG, impostare Adobe RGB, che ha un'ampiezza maggiore rispetto a sRGB. Modalità esposimetrica. Qui veniamo a una di quelle cose, insieme alla messa a fuoco, che ognuno regola secondo determinate idee. Io sono dell'idea che nella street photography
dove noi abbiamo un grandissimo impatto dinamico, la combinazione più corretta sia quella di far leggere la luce su tutto il frame, quindi in questo caso una media ponderata, e poi dopo intervenire sulla compensazione dell'esposizione. La compensazione dell'esposizione è quello che in qualche maniera, vedete che qui ci sono per esempio delle aree bruciate, ora compenso in negativo e quindi sto cominciando a spostarmi verso il basso, ok. Sto esponendo per la luce, infatti ho lasciato, no, l'istogramma aperto, che se vado su e aumento mi farebbe un'immagine di questo tipo, quindi con delle aree bruciate, vedete nell'istogramma sulla destra, oppure mi posso spostare come l'avevo messa prima, che mi piace molto, dove la luce disegna sul nero, ok. Vedete come escono tutti i contorni, e quindi addirittura ridurlo, come in questo caso, perché l'istogramma tocca giusto un attimo in punti tipo questo, quindi eccolo qua, ma siamo troppo dinamici, ok. E quindi la macchina, che è impostata in questo momento su AV, torno un attimo da voi, perché le impostazioni che stiamo dando sono per la street photography, e io utilizzo una modalità in semiautomatismo, quindi una modalità AV che mi mette poi nella possibilità di settare il diaframma sulla lente, quindi qua ho proprio la ghiera per la lente, e la macchina realizza il calcolo direttamente di quello che è poi il tempo che deve andare ad utilizzare. Faccio questa scelta, e la seconda scelta che faccio è quella di far leggere la luce su tutto quanto il diaframma, sapendo che poi questa lettura della luce non è precisa, cioè nel senso che io ho due possibilità. La prima possibilità è quella di andarla a compensare, come in questo caso, come quello che ho fatto. La seconda possibilità, e ve la faccio vedere, quindi ritorno sul display, è quella invece di lasciar perdere questa impostazione e quindi tornare poi sul menu, utilizzare una luce spot che, come vedete, mi ha cambiato, no, tutta l'impostazione, e puntare poi la macchina, non lo faccio perché lo devo togliere, nel punto di luce dove voglio, che di solito è coincidente con quello della messa a fuoco. Questa cosa però mi comporta un'operazione in più, il fatto di dover individuare un punto, magari quel punto poi non è mai preciso, si può spostare, sono meno preciso rispetto ad un'impostazione invece che è media valutativa su tutto quanto il frame, e poi, come vi ho fatto vedere prima, andare in qualche maniera a compensare l'esposizione per vedere poi l'effetto che io voglio ottenere. In questo caso io gli dico di sottoesporre perché voglio avere un'immagine che è, diciamo, un po' più drammatica, che metta in evidenza il contorno che è illuminato neanche benissimo, ma che è illuminato, della macchina fotografica che sto fotografando. Noi ora ovviamente qui stiamo vedendo il JPEG come verrebbe realizzato, ma il RAW verrebbe realizzato nello stesso modo, a colori, perché non subisce poi le modifiche dei filtri o le modifiche che io gli vado a dare dal punto di vista dei preset che vado a utilizzare, quindi è sempre un valore estremamente neutro. E torno poi sul menu perché abbiamo una serie di impostazioni che sono tipiche della macchina e sulle quali sinceramente non mi voglio fermare, che sono impostazioni, per esempio in questo caso, questo è interessante, se faccio il mezzo scatto vedete che in basso a destra io ho 400 ISO, perché l'ho impostato come un valore automatico, quindi la macchina capisce. Uno dei vantaggi di lavorare poi per la luce è il fatto che se io aumento la sottoesposizione gli ISO si riducono a 250, e quindi ho un ulteriore punto di automatizzazione proprio sugli ISO. Voglio tornare sul menu perché sulla GX9, ma su tutte le macchine fotografiche, poi esistono una serie di impostazioni proprio per lo sviluppo, ovviamente. E noi le dobbiamo prendere per tali, perché poi sono quelle impostazioni che caratterizzeranno il nostro scatto. Qui abbiamo intensifica l'ombra e si apre addirittura una curva, no, dove io posso dare ulteriori impostazioni, ok, proprio come si fa sul nostro Photoshop. Quindi qui posso per esempio decidere di aumentare il contrasto come in questo modo, e potrei provare sempre sul JPEG a ridurre un po'
la compensazione e l'esposizione per dare un poco più di luce alla macchina. Sono quelle impostazioni in qualche maniera, ora torniamo alla visione standard che è questa, quindi con le ombre leggermente più normali, queste con le ombre più chiuse e le luci più esaltate e così via, sono quelle impostazioni che ci permettono di utilizzare la nostra macchina come sistema di sviluppo dell'immagine, quindi il RAW è effettivamente già sviluppato in macchina. Tutte quante queste, compreso quello del flash, quando si deve attivare, se c'è la rimozione occhi rossi, ce l'hanno tutte le macchine. Aspetto fondamentale è quello degli ISO automatici. Io in questo caso ho impostato ISO automatici, ve lo faccio vedere da fuori. Ok, vedete ISO automatici, ma posso mettere anche funzioni più intelligenti che non utilizzo. Oppure posso settare in maniera fissa quello che è gli ISO. Diciamo che io quando sono in strada in determinate situazioni e voglio stare proprio super concentrato sulla composizione della scena, vado con ISO automatici e diaframma tendenzialmente aperto proprio per non avere problemi, e poi compenso l'esposizione considerando i recuperi che andrò a fare dopo in Photoshop o in Lightroom. E tornando al menu, se metto ISO automatici, lui mi chiede in una parte del menu, come in tutte le macchine, qual è il limite superiore oltre il quale non voglio andare. In questo caso io ho impostato 1600, ma potrebbe essere 800. Cosa interessantissima è quella, la possibilità che la maggior parte delle macchine hanno, diciamo grosso modo un 80%, e altre invece non le hanno, soprattutto quelle più datate, e dire qual è il tempo nel quale poi scattano gli ISO superiori. Io ho questa macchina stabilizzata, quindi posso arrivare fino ad un quindicesimo sostanzialmente. Se vado a mettere un quindicesimo e vado a vedere qui che cosa succede, la macchina in ISO automatico ritorna a 200 ISO, lo vedete in basso a destra. Anche se do un pelino più di luce, sono sempre 200 ISO, perché sta agendo comunque sui tempi che sono nei limiti dei tempi di sicurezza. Considerando che potrei dare, e lo vedete in basso a sinistra, un po' più di diaframma, lo potrei aprire, lo potrei chiudere un poco di più per provare per esempio a 1.7 qual è il tempo, e ho un quarantesimo ovviamente, quindi sono nei limiti dei tempi di sicurezza, la macchina non ha la necessità di aumentare gli ISO. Ma che succede se io metto per esempio ISO 5.6? La macchina corre il rischio di andare in sofferenza dal punto di vista della luce, arriva ad un quindicesimo e scatta in automatico a 800 ISO. Se io avessi messo un valore differente, per esempio un sessantesimo come tempo di sicurezza, mi sarei ritrovato con 800 sempre. Perché 800? Perché il limite massimo che ho impostato in macchina è di 800. Nella realtà, se lo sposto a 25.600, la macchina fa i suoi bei calcoletti e mi restituisce 3.200 ISO. Allora, è ovvio che queste prime impostazioni sono fondamentali in macchina, soprattutto secondo la tipologia che dobbiamo andare a fare. Noi stiamo parlando del street photography, quindi è difficile, avendo una macchina stabilizzata, che arrivi così tanto. Di solito lo tengo 1600 e il tempo di sicurezza l'ho imposto a un trentesimo. Andiamo a vedere ancora impostazioni per JPEG per lo sviluppo, compensazione ombre ancora per lo sviluppo, stabilizzazione. Ragazzi, la stabilizzazione è fondamentale perché ci permette di lavorare a tempi più bassi, quindi far entrare più luce in macchina. Qui io ho, ogni macchina è differente, delle stabilizzazioni elettroniche e delle stabilizzazioni meccaniche. Io la metto a tutte le stabilizzazioni che ho, perché credo che si possano fare anche effetti interessanti dal punto di vista proprio anche della costruzione dell'immagine, grazie alla stabilizzazione. Poi abbiamo zoom digitale, funzioni che io non utilizzo, velocità scatto. Velocità scatto qui interessa la raffica, quindi se utilizziamo la raffica io non l'utilizzo, ma ho messo medio, tempo medio. Foto 4K non l'utilizzo, ma servono per estrarre delle fotografie dal 4K
da un video 4K realizzato direttamente in macchina, non mi interessa, autoscatto, posso settare il tempo della macchina, poi abbiamo tutte le varie funzioni di ripresa timelapse che potrebbe essere divertente ma non utilizzo altro, animazione stop motion, un'altra funzione intelligente che io comunque non utilizzo perché in strada se dobbiamo fare fotografia dobbiamo fare fotografia, modalità silenziosa, molto interessante, questa è una di quelle funzioni intelligenti che secondo me dovrebbe essere subito presa in considerazione, e se avete dei pulsanti a disposizione anche inserita su uno dei pulsanti programmabili, perché in molti casi, e torno da voi, perché in molti casi, per esempio nelle metro, quando siamo non ci vogliamo far conoscere, riconoscere, non vogliamo far vedere che stiamo scattando, oppure anche per strada se vogliamo fare delle fotografie al volo, la modalità silenziosa è fondamentale perché non si sente il click, cioè l'otturatore direttamente elettronico. Ci sono pro e contro, farò un video dedicato su questa cosa, io preferisco sempre l'otturatore meccanico, fermo restando che in determinate situazioni mi piace switchare poi ad una parte che invece è quella dell'otturatore elettronico per essere più silenzioso, ma poi ne parleremo sul perché faccio determinate tipologie di scelte. Torniamo a quello che è il display della macchina, e infatti qua abbiamo modalità silenzioso off e subito dopo tipologia di otturatore. Io, lo potete vedere, è meccanico, questa cosa strana che dice, ci dice che è meccanico, ritardo dell'otturatore non imposto ritardi, bracket che sarebbe la possibilità di variare, molto utile in determinate scene, se noi vogliamo per esempio far variare la compensazione dell'esposizione, non l'uso, però potrebbe essere un utilizzo intelligente, cioè fare tre scatti per esempio, ogni scatto con una modalità con una luce differente, quindi ce lo potrebbe compensare direttamente la macchina. Sono le funzioni da sperimentare direttamente, da comprendere se poi realmente vi tornano utili. Il menu che di impostazione del video della macchina fotografica per la fotografia termina, ma sicuramente ci sono funzioni da altre parti che possono essere anche utilizzabili, e in particolar modo io ve ne faccio vedere una che è quella presente su questa macchina degli snap movie, cioè della possibilità di realizzare dei microfilmati filmati di, in questo caso 6 secondi, ma possono essere 2, 4, 6, 8, io lo lascio a 6, che sono secondo me interessanti perché scatto l'immagine e poi potrei fare anche un microfilmato di quell'immagine che ho scattato. Se vi piace creare dei contenuti multimediali, quindi dei video e fotografie, potrebbe essere una bella idea. Io è una funzione che uso, ora che andrò a Londra speriamo di riuscire a utilizzare qualcosa in più, e questa è l'unica funzione che io realmente faccio perché è assegnata poi al pulsante di registrazione. E poi abbiamo le funzioni specifiche che sono l'incremento degli ISO di un terzo, quindi la mia scala di aumento degli ISO va da un terzo ad un terzo. ISO esteso vuol dire che praticamente mi permette di avere in questo caso anche degli ISO più bassi rispetto a quelli nativi. Azzera composizione esposizione, compenso l'esposizione e poi quando spengo la macchina ritorna un'altra volta da capo. Quindi per esempio se la spegnessi e poi ora ho una compensazione l'esposizione, vedete, in negativo di uno stop e un terzo, potrei tranquillamente spegnendo la macchina e riaccendendola trovarmi nuovamente a zero. Io preferisco, però devo avere memoria poi di questo fatto, tenerlo spento, cioè mi piace che la macchina quando si risveglia mi dà in qualche maniera l'impostazione. Blocco AF e dell'esposizione lo fa con un pulsante dedicato, ma io sinceramente non l'uso perché considerando la modalità di lettura della luce e il fatto che ho il mezzo scatto, infatti AF sul pulsante mezzo scatto, lo gradisco molto di più, trovo molto più intuitivo e meno complesso. AF rapido assolutamente, perché per me la rapidità è una cosa fondamentale. Rilascio mezzo scatto vuol dire che la macchina può fotografare col mezzo scatto, io invece voglio che la macchina col mezzo scatto mi metta a fuoco e poi dopo quando faccio lo scatto totale complessivo poi scende giù.
preciso, molto importante. Io ho scelto una soluzione tra il tempo dell'autofocus e la precisione media. E poi abbiamo luce assistenza AF. Allora, questa è una delle cose che io noto che moltissimi sbagliano quando sono per strada. Luce assistenza AF vuol dire che quando siamo con poca luce si accende la luce dell'assistenza, quella luce rossa che vedete quando fate il mezzo scatto, perché è una luce che sicuramente aiuta la messa a fuoco, però rende le nostre macchine evidenti a chi ci sta davanti, e quindi non si capisce dal click, non si capisce da tutto quanto il resto, ma si capisce da questa luce rossa che, vi devo dire, molte volte disturba. Aiuta la messa a fuoco, è indubbio, però disturba la scena, e quindi non so fino a che punto possa essere realmente utilizzabile. Priorità focus rilascio. Ok, quando io devo scattare la fotografia c'è una possibilità, quando l'immagine è a fuoco la foto è scattata, oppure quando scatta l'immagine anche se non è a fuoco. Io le voglio tutte quante a fuoco, quindi metto focus. È una cosa che mi fa risparmiare un po' di memoria, poi devo dire funziona molto molto bene. Giusto per essere precisi, nei menu di solito esiste una funzione ok, che ci fa anche un help. Ok, in questo caso l'attivo consente il movimento dell'area F usando il tasto del cursore. Non mi interessa, perché io ovviamente, avendo un display touch, lo vado a modificare direttamente sul. E poi, come tutte le funzioni, è possibile assegnare diverse aree di messa a fuoco per posizioni verticali e orizzontali. Non mi interessa, non è una funzione che io utilizzo, però movimento loop focus frame. Sposta il focus frame in loop, quindi modifica, io non lo voglio in loop. Visualizzazione area F lo voglio. AF PMF non lo voglio perché mi complica la vita, nel senso che io preferisco lavorare solamente con l'autofocus. L'assistente manual focus invece sì, perché se a volte devo mettere manual focus amo vedere poi all'interno della macchina tutte quante diciamo ingrandita l'area di messa a fuoco, e questo mi dà poi questa possibilità. Impostazione tasto FN, tutte le macchine qui ci fanno uscire pazzi, no? Su questa impostazione, cioè sulla programmabilità, è un aspetto fondamentale, perché noi abbiamo tre livelli: entriamo nel menu, poi abbiamo il Q menu, cioè il menu quick, e poi abbiamo le impostazioni tasto FN, che sono una impostazione di alcuni pulsanti programmabili che noi abbiamo in macchina. Io non voglio entriamo nella modalità registrazione, ma non voglio entrare nel merito, perché qui dipende molto dalla modalità. Io per esempio sulla G9 ho un'impostazione di un tasto sul back focus, perché mi piace che vada sullo sfondo. Però abbiamo una serie di impostazioni, qualcuno ve ne ho già parlato in precedenza, sempre in questo video. Per esempio quella di passare alla modalità silenziosa, che sono impostabili direttamente. Qui alcune funzioni le fa mettere in macchina direttamente, quindi ce le fa registrare sul display, che le possiamo schiacciare. Altre poi ha proprio dei tasti funzione. Qui per esempio uno sulla messa a fuoco. Qui il quick menu, che io non utilizzo tantissimo. E poi ci sono quelle dello scatto silenzioso, che ho già impostato. Quindi schiaccio un pulsante e passa alla modalità silenziosa. Questo è quello che io di solito faccio. Allora passiamo ancora indietro e vediamo. Quick menu, vi ho detto, l'ho customizzato ma non riesco a utilizzare, perché comunque vuol dire entrare nel menu, mentre invece devo fare tutto quanto con i pulsanti già settati. Alcuni utilizzano per esempio l'impostazione del blocco funzione, cioè di bloccare proprio tutti i tasti, cioè quando imposto il blocco di tutte le funzioni vuol dire che quello è la messa a fuoco di tutto il resto. Si utilizza molto nei video, io non lo utilizzo neanche di là. Tasto video on, che però nel mio caso registra esclusivamente i video brevi. E poi ci sono le impostazioni touch, che di solito vanno, questo per tutte le macchine. Se voglio il pannello touch, io dico sempre di sì, ma qualcuno che ha problemi per esempio quando inquadra con il mirino, mette il naso, preferirebbe no. E però trovo molto comodo per esempio il touch tab, cioè il fatto di è anche di mettere il touch tab e di mettere a fuoco
di utilizzare la messa a fuoco direttamente sul touch, no? Quindi io sul display, dove clicco la macchina, lì mi mette a fuoco. È una funzione molto molto comoda, è un altro degli aspetti delle mirrorless. Poi abbiamo la possibilità di visualizzare l'istogramma, per me è molto importante, deve essere piccolo e discreto. Focus peaking, cioè di vedere poi il quando mettiamo a fuoco, dove mettiamo a fuoco, si colora di un colore particolare, quindi abbiamo la possibilità di mettere a fuoco. Non lo faccio ora perché non voglio andare a modificare nulla. E allora, e poi dopo qui abbiamo le linee guida, per me sono fondamentali perché mi permettono di vedere, infatti se vedete qui ci sono, no? Lo vedete su questa, su questo punto qua bianco, per esempio qua vedete che ci sono delle linee guida che posso anche in questo caso andare ad impostare, ma con più selezioni. Io preferisco comunque quelle di una composizione equilibrata. Non sono proprio l'indicatore al centro, mi fa piacere perché molte volte nei mirini si guarda sempre un po' storto, invece avere il punto è utile. Allora qui già questa è un'impostazione specifica: le zone bianche sature lampeggeranno in bianco e nero. Allora, quando bruciate determinate aree comincia a lampeggiare tutto. Le aree in cui il livello di luminanza eccede il valore selezionato sono indicate allo zebra pattern. Sono funzioni che io non ho la necessità di utilizzare perché nella street photography deve essere un fatto molto semplice nella la gestione, quindi sì i tasti, ma poi tantissime funzioni e tantissimi controlli non ci tornano utili. Visualizza l'esposimetro, senza non si potrebbe stare. Guida manual focus è quello che vi fa vedere. Visualizzazione, informazioni, monitor ci dice tutte le varie impostazioni, tutto quanto personalizzabile, ma queste funzioni qua ce l'hanno, diciamo, un po' tutte le macchine. Impostazione tasto FN obiettivo, se ce l'hanno, per esempio gli Olympus ce l'hanno, hanno un tastino ulteriore che è molto comodo, ma sui Leica, Panaleica non c'è. Autoscatto off non ci interessa. Riconoscimento del viso, qui se ci sono, se abbiamo caricato nel nostro archivio, in questo caso dei visi che riconosciamo, infatti, ma io sono funzioni che ho tutte quante off. Allora, vi voglio far vedere un'ultima cosa in quel menu che dicevamo del setup proprio della macchina, quindi non parte fotografica ma tutte quante le varie impostazioni. Beep io ce l'ho staccato perché non voglio che in strada ci siano rumori ulteriori. Come del resto l'economia, io ho messo delle funzioni di autospegnimento dopo 2 minuti che mi aiutano a risparmiare un po' di batteria. Però quando vado per esempio in funzioni più dedicate, io le ho tutte quante spente perché ho notato che la macchina poi degrada, non questa ma in generale tutte quante, degradano un po' l'autofocus sostanzialmente. Velocità del monitor 60-30, è ovvio che 30 mi permette di risparmiare comunque un po' di energia, però io preferisco vederlo fluido e quindi 60. Questo sono funzioni da tutte le macchine. Monitor, qua mi fa variare tutto quanto una serie di cose. Io devo dire la verità, preferisco non andare a modificare il display. Poi se ci sono delle, perché ovviamente è come un po' la taratura, la calibrazione del monitor, no? Che abbiamo a casa o in studio. Se cambio la luminosità correrei il rischio di andare ad esporre in una maniera sbagliata. Quindi preferisco non toccare proprio niente. Compreso la luminanza del monitor che per me è impostata di solito su 1, ok, voi non lo vedete ma anche questo deve essere un dato fisso perché altrimenti poi cambio. Sensore occhi si attiva, non vuol dire gli occhi di chi stiamo riprendendo, ma è quello che quando ci avviciniamo in qualche maniera ci mette nella condizione poi di staccare il display e di attaccare invece il mirino. È utile sempre per risparmiare un po' di energia. Modo USB, cioè quando ci colleghiamo che cosa succede, e poi tutto quanto una serie di impostazioni, collegamento TV che hanno un po' tutte le macchine, lingua, refresh, un po' di impostazioni, c'è anche la pulizia del sensore che possiamo fare direttamente da qua, io non ho mai trovato benefici ma comunque se lo volete fare, qua sono un po' tutte le impostazioni. E poi c'è quello che facciamo quando iniziamo una sessione fotografica, che ho messo al mio menu rapido, è l'unica cosa che voglio fare direttamente dal menu, il formatta, e quindi è l'unica cosa che faccio direttamente da qui.
Allora, ragazzi, in sostanza, io per la street photography provo a semplificarmi quanto più la vita. Non utilizzo il Q-menu, utilizzo delle impostazioni che sono date. Se devo scattare in JPEG, preferisco farlo sempre e comunque anche in RAW. Faccio molta attenzione nel setup a tutte le impostazioni di esposizione e di messa a fuoco. Quindi questi sono i due aspetti cardine e fondamentali. Detto questo, io mi auguro che questo video ti sia stato di conforto, cioè che ti sia stato utile e che in qualche maniera poi mi condividerai nei commenti tutte quelle che possono essere le indicazioni che tu invece, il setup che tu invece dai in macchina. Pensate alla semplicità, quindi è fare tutto quello che vi consentirà di non entrare più nel menu della macchina. Allora, setup per la street photography da casa o da studio dove siamo ora, l'abbiamo fatto e realizzato. E allora ragazzi, a prestissimo, like, consuntivo e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Un abbraccio a voi e le vostre famiglie, vado a preparare la valigia perché devo partire per Londra. Ragazzi, è stato un piacere come al solito.